con il professor Philippe Chesneau, storico svizzero che insegna all'Università Pontificia Lateranense di Roma storia della Chiesa e moderna e contemporanea, nonché autore di un testo recentemente uscito per La Carocci, L'ultima eresia, La Chiesa Cattolica e il comunismo in Europa da Lenin a Giovanni Paolo II, sfruttando un titolo che sfrutta un poco una nota frase di Jacques Maritain che identificava per l'appunto il comunismo come ultima eresia del cristianesimo. Vorremmo parlare con lui di un tema che credo possa essere ancora centrale nel dibattito storiografico e un po' più complessivo, diciamo culturale del momento, è un rapporto tra cristianesimo e democrazia, passando anche per uno dei termini fondamentali, cioè i totalitarismi, i fenomeni totalitari del Novecento. La prima questione che volevo sottoporre al professor Chesneau è poco l'origine di questo rapporto problematico tra democrazia e cristianesimo. Un rapporto complesso che inizialmente è stato soprattutto un rapporto di rifiuto da parte, soprattutto della Chiesa Cattolica, nei confronti di un tema che veniva in qualche maniera inserito all'interno di un processo di secolarizzazione, visto come una sorta di disgregazione, un processo di disgregazione di quella che era la società cristiana costruita, diciamo così, nei secoli. È vero che almeno a partire dalla Rivoluzione francese il rapporto tra cristianesimo e democrazia, almeno per quanto riguarda la Chiesa Cattolica, è stato conflittuale. Ma mi pare che non dobbiamo dimenticare che la democrazia nasce in un contesto che è quello della civiltà cristiana occidentale. E dunque mi piace dire che c'è anche una radice cristiana alla democrazia. E lo dice bene Jacques Maritain, appunto, quando parlerà nel suo famoso testo Cristianesimo e Democrazia, pubblicato durante la Seconda Guerra Mondiale, della democrazia come di un'idea naturalmente cristiana, citando quello che era stato uno dei suoi maestri, Henri Bergson, che diceva che la democrazia è di essenza La evangelica. radice evangelica della democrazia. Sì. E dunque, ad esempio, se vediamo ad esempio, la storia degli ordini mendicanti nel Medioevo, vediamo che loro hanno introdotto nella loro Costituzione un sistema rappresentativo, il principio elettivo per eleggere il loro superiore. Bene. E anche magari se prendiamo ad esempio tutta la storia della Chiesa con il conciliarismo, queste dottrine che contestavano l'assolutismo papale e che riconoscevano insomma che la sovranità della Chiesa appartiene al tutto, anzi il tutto rappresentato dal concilio come istanza rappresentativa. Bene. Se vediamo tutte queste cose, vediamo che anche il cristianesimo con i suoi valori ha anche contribuito a far nascere la democrazia. È vero che a partire dalla Rivoluzione francese questo rapporto diventa più complicato e la Chiesa ha condannato la democrazia, ma direi non tanto come sistema, quanto piuttosto come ideologia, e l'ideologia democratica, il democratismo che il magistero della Chiesa Ha ha rifiutato. rifiutato. Ma poi con Leone XIII arriviamo alla fine dell'Ottocento, pontificato del tutto centrale per questo nostro tema, Sì. vediamo un passo avanti, cioè la Chiesa riconosce una certa indifferenza verso le varie forme di governo. Il che non vuol dire indifferenze dello Stato verso la religione, non è che la Chiesa accetta già l'idea di uno Stato laico come lo conosciamo oggi, tuttavia c'è già un passo avanti nel senso di dire che la Chiesa può anche accettare un regime che non è un regime monarchico Esattamente, e lo stesso Leone XIII inviterà i cattolici francesi ad aderire alla alla Repubblica. Repubblica francese. Sì, in un certo senso con Leone XIII l'atteggiamento della Chiesa cattolica nei confronti della modernità e dei suoi problemi cambia, anche se la dottrina rimane la stessa. Certo. Non bisogna sopravvalutare, Certo, diciamo, c'è un la elemento cesura in più. tra Pio IX e Leone Certamente, XIII. Tuttavia, certamente. quello che cambia è la strategia della Chiesa. La Chiesa, il magistero della Chiesa, in modo particolare il Papa, si propone in modo propositivo di fronte alle grandi questioni generate dalla modernità. Cioè,
E tra queste questioni, alla fine dell'Ottocento, lo dice nel preambolo dell'enciclica Rerum Novarum, non c'è una questione più urgente, più dibattuta, che era la questione sociale. Quello che mi sembra interessante è che recupera il tema, il discorso dei diritti dell'uomo, in qualche modo, e ridà a questi diritti dell'uomo la loro funzione critica originaria, non più tanto come al momento della Rivoluzione francese, contro l'assolutismo politico, ma contro il potere economico, cercando di difendere la dignità dell'operaio, la dignità del lavoratore. Il recupero. Sia di fronte al capitalismo, ma sia anche di fronte al socialismo marxista. Ambedue Certo. i sistemi consideravano, almeno nell'ottica della Chiesa, il lavoratore come uno strumento, un oggetto e non come un soggetto con la sua Di dignità, persona. eccetera, di persona. Ecco, io invece adesso vorrei andare un poco sul Novecento e sul tema delicato del rapporto con i totalitarismi, che naturalmente ha anche molto a che fare con l'accettazione difficile, complicata, sebbene molto frastagliata, perché poi quando si parla di mondo cattolico è sempre bene tenere in considerazione che si parla di un mondo estremamente complesso ed eterogeneo. Ecco, il rapporto con i totalitarismi. Intanto è un rapporto molto diverso a seconda del totalitarismo, cioè un conto è il rapporto con il fascismo, un conto è il rapporto con il nazismo e un altro ancora con il comunismo. Però mi sembra, e in questo vorrei appunto chiederle un suo parere, insomma, una sua opinione, quanto i suoi studi in questo possono aiutarci a comprendere bene questo fenomeno, mi sembra che c'è un elemento comune e che l'antitotalitarismo parte da il rifiuto di una dimensione politico-religiosa che i totalitarismi, di cui i totalitarismi si dotano e che diventa una sorta di fede politica che serve anche per educare, diciamo così, le coscienze dei cittadini, diciamo così, dei sudditi, ecco, secondo un'espressione forse più propria. Qui lei fa riferimento al profondo rinnovamento della storiografia sui totalitarismi negli anni recenti. Penso ai libri di Emilio Gentile, che hanno sottolineato l'importanza della dimensione religiosa dei totalitarismi come religione politica. E mi sembra che quello che è interessante, trattandosi del rapporto tra cattolicesimo e totalitarismi, di vedere che già negli anni 30, già in questo periodo, i pensatori cattolici hanno cercato di pensare ai totalitarismi come religione politiche. E Certamente. mi sembra che se leggiamo questi autori vediamo chiaramente che per loro il totalitarismo è una pseudo-religione, una religione di sostituzione, una religione politica e come tale inaccettabile per la coscienza cristiana. Certo. E mi pare che troviamo questo tipo di analisi, di ragionamento alla base delle grandi encicliche antitotalitarie, di Pio XI contro il fascismo, non abbiamo bisogno, ma soprattutto quelle del 37 contro il nazismo, mit brennender Sorge, e la Divini Redemptoris contro il comunismo. Ma l'altro elemento interessante nell'analisi che questi autori cattolici fanno del totalitarismo è che è un prodotto della modernità. Un prodotto della modernità politica. Dunque, insistono sulla continuità, diciamo così, tra il pensiero dell'illuminismo e il totalitarismo, e nel senso che il totalitarismo rigettano quello che sta alla base della modernità politica, cioè Dio, la trascendenza. Bene. Dunque, la condanna dei totalitarismi da parte del magistero della Chiesa non è un'adesione, negli anni 30, ai valori della democrazia liberale. Chiaramente. Ci vorrà ancora un po' di tempo, e da quel punto di vista il momento di svolta sarà il pontificato di Pio XII, stranamente così discusso per il atteggiamento durante la guerra. Fa un grande discorso alla fine del 44, sul Questa famoso Natalizio. radiomessaggio di Natale, e tutto incentrato sulla democrazia. E da allora si apre la grande stagione che conosciamo tutti della democrazia cristiana in Esattamente. Europa, e da quel momento la Chiesa chiaramente esprime una preferenza, una predilezione per la democrazia. Non siamo più ai tempi di Leone XIII, quando era Dell'indifferenza. l'indifferentismo, una preferenza perché è una preferenza non per il sistema come tale, è una preferenza per l'uomo, come dice Pio XII, perché l'uomo deve essere il soggetto, il fondamento, il fine dell'ordine sociale.
Certo. Proprio su questo volevo, diciamo, fare l'ultima domanda e chiedere delle considerazioni su, un tema che ovviamente per noi è ancora più prossimo, più vicino. Il secondo dopoguerra è proprio il momento in cui c'è in Europa l'esplosione dei partiti democratici cristiani, quello tedesco, quello italiano, per breve tempo, ma incidente quello francese, mai anche in Olanda, in Austria, in Svizzera, in Belgio. I partiti democratici cristiani saranno centrali nei rispettivi sistemi politici. Come si arriva a questa, poi soprattutto dopo appunto i fenomeni totalitari, l'appoggio forte che la Chiesa Cattolica ha comunque avuto con il fascismo italiano in modo particolare? Ecco, si arriva ad un certo momento in cui invece la scelta democratica, come sottolineava, diventa addirittura preferenziale. Però c'è un mondo cattolico, una parte del mondo cattolico che in qualche maniera manifesta delle reticenze, ancora delle resistenze forti. E io le volevo chiedere quanto è importante, che tipo di evoluzione intanto ci sarà, ma soprattutto quanto è importante poi il Concilio Vaticano II come tappa per in qualche maniera segnare una piena adesione ai valori e ai principi democratici da parte della stragrande maggioranza del mondo Non cattolico. so se il Concilio Vaticano II è così importante per il tema della democrazia. Allora, ho fatto la ricerca nei documenti del Concilio, nei 16 documenti del Concilio, il termine di democrazia non compare mai. I padri conciliari non hanno voluto utilizzare questo termine, Ma si riteneva un dato anche acquisito? perché per non dare forse l'impressione di una vicinanza troppo forte con i partiti democristiani. Certo. Mi pare che, almeno lo capisco così, è modo per la Chiesa conciliare di prendere un po' le distanze dal modello democristiano che era prevalso durante gli anni, fine degli anni 40, negli anni 50. Il Concilio Vaticano II è importante invece, in senso che per la prima volta la Chiesa riconosce il principio della libertà religiosa di fronte allo Stato, è un diritto fondato sulla dignità dell'uomo. Dunque riconosce per la prima volta l'esistenza dello Stato moderno, dello Stato laico, diremo oggi, che non si identifica più come una determinata religione, in modo particolare con la religione cattolica. Certo. Dunque è la fine del modello della tesi, come si diceva, dello Stato cristiano, è l'accettazione della laicità dello Stato. E da quel punto di vista, e se consideriamo che la laicità entra nel concetto di democrazia, allora sì, veramente il Concilio Vaticano È una tappa II è una importante. tappa importante, ma il termine come tale, diciamo, non compare mai. E mi pare che l'evoluzione per quanto riguarda l'adesione della Chiesa a questo tipo di sistema politico era stata fatta già prima, da Pio XII. Esatto. Quindi lei considera per il Concilio Vaticano II la democrazia come un dato in qualche maniera acquisito, e però diciamo l'elemento della libertà religiosa rispetto alla Sì, mi democrazia sembra che il Concilio non ha liberale voluto è un rilanciare dato. su questo tema per non dare l'impressione di una identificazione troppo forte con un certo sistema, con una determinata forza politica, Certo. allora dominante ancora in Italia, in Germania, magari non più tanto in Francia, ma almeno in Certamente in questi Belgio, paesi. Sì, certo. sì, sì. Perfetto. Benissimo, io la ringrazio molto. Grazie, professor Chenot.